Due sono i termini che contrappongono le due fazioni di Novelli, Guelfi e Ghibellini. Negazionista da una parte e mainstream o pensiero unico dall'altra. Entrambi hanno un'accezione fortemente negativa per chi li pronuncia. Da una parte si cerca di tacitare la controparte con l'appellativo offensivo di negazionista, dall'altro si diminuisce la capacità intellettiva dell'interlocutore negandogli l'idoneità a ragionare con la propria testa, lasciandogli la sola opzione di accodarsi al gregge. Tra Novelli, Guelfi e Ghibellini ci si offende in questo modo. Ora, purtroppo, a prescindere da negazionismi e pensiero unico, il presupposto inconfutabile, grave e triste è che quasi il 100% di chi parla ed esprime peraltro giudizi trancianti e definitivi lo fa senza avere reali e approfondite conoscenze sull'argomento su cui si esprime. Mi riferisco evidentemente, o meglio mi riferisco soprattutto a giornalisti, ma anche a politici. La definizione di negazionista è semplice da comprendere, quella di pensiero unico un po' meno. È più filosofica, ci dicono all'unisono la medesima cosa. La spiegazione è che l'informazione purtroppo è meno pluralista di quanto non si possa credere. Nello specifico, in America è tutta in mano a 6 corporation che controllano il 90% dei media e decidono cosa si dice e come lo si dice. Far girare quindi solo le notizie che si vogliono non è così complicato e soprattutto chi ascolta non se ne può rendere conto e pensa di essere l'unico fruitore di quella notizia. Sì, ma voi direte, noi non siamo come negli Stati Uniti. Solo in parte è vero, ma rimane comunque fortemente inquietante toccare con mano che il pensiero unico non sia solo un modo di dire, ma venga attuato nella realtà quotidiana. Ma quale sarebbe il problema di avere un'informazione unica? Il problema è che la grande massa delle persone crede ciecamente a quanto dicono gli organi di informazione. E questo è un fatto acclarato, ecco perché l'informazione è così importante, ecco perché i grandi imprenditori vogliono acquistare le testate giornalistiche, per gestire l'informazione, per manipolare l'utente finale. E sul presupposto che la grande massa crede ciecamente all'informazione, il sociologo americano J.P. Overton ci ha spiegato la teoria di ingegneria sociale che prende il suo nome, la finestra di Overton, mediante la quale ci fa capire come sia possibile far accettare l'inaccettabile mediante un processo progressivo di informazione. In pandemia ne abbiamo avuto alcuni esempi clamorosi, vedi il Green Pass. Quindi, appurato che l'informazione è manipolata, l'unica difesa rimane ragionare con la propria testa, anche se questo richiede studio, approfondimento e impiego di tempo. È la cosa più importante da fare ed è anche l'unica che possiamo fare.